Oggi parliamo di auto vendute a rate e di rate che non finiscono mai, di debiti che non si estinguono e soprattutto parliamo di cosa andare a guardare nei contratti proposti dalle concessionarie quando ci offrono dei finanziamenti. Intanto voi, se vi piace l'idea di giocare alla pari col sistema bancario, iscrivetevi al nostro canale YouTube e mi raccomando, cliccate sulla campanella così ad ogni nuovo contenuto sarete avvisati. Gigi è un amico ed è un entusiasta delle auto. Ne ha avute negli anni di infinite e sempre alla ricerca dell'ultima novità. In questi giorni sta cercando qualcosa di nuovo, qualcosa che lo appassioni e lo diverta. Mi ha detto che è convinto di averla trovata. Ed è anche molto fortunato, mi ha detto. Il concessionario gli ha proposto un finanziamento cosiddetto moderno per chi, come lui, è sul pezzo. Ed è un'offerta irrinunciabile. A fronte di un costo di 23.800 euro, Gigi si dovrà impegnare a pagare 59 rate da 390 euro al mese. Con quelle rate tutti i servizi che servono per gestire l'auto sono già coperti. Lui si dovrà occupare esclusivamente di bollo ed RC auto. Alla fine dei 59 mesi potrà consegnare l'auto al concessionario, riceverne una nuova e continuare a pagare delle rate. Per lui, secondo i suoi calcoli, è un affare e si è già convinto. L'auto costa 23.800 euro. Le rate per 5 anni di utilizzo sono solo 23.100. Interessante, ma è proprio così? Dopo i 5 anni di pagamento, se andiamo a ricostruire il piano d'ammortamento del finanziamento, piano che per la cronaca non è stato consegnato a Gigi, scopriamo che il debito residuo, cioè il capitale che dovrà ancora dare a Gigi alla finanziaria, è di 26.768 euro, ossia 2.968 euro più del valore dell'auto finanziata. Ma com'è possibile che dopo 5 anni di pagamenti Gigi avrà ancora un debito più alto del debito di partenza? Andiamo a vedere. La risposta a questo mistero passa attraverso tre questioni molto chiare. Primo, tutti i servizi venduti insieme all'autovettura valgono ben 8.400 euro e vengono inseriti in un contratto di pagamento con pagamenti anticipati. Ma chi paga questi 8.400 euro in anticipo? Semplice. Gigi, attraverso il finanziamento che non è più di 23.800 euro ma di 32.200, 23.800 più 8.400. 2. Il debito così formato da 32.200 euro viaggerà agevolmente a un simpatico 12% all'anno, generando a sua volta un bel montante interessi di 17.588 euro. Non male. Terzo elemento cruciale, le 59 rate sono molto piccole e riescono a pagare esclusivamente i 17.000 euro di interessi e un filino di capitale che è relativo a quello dei servizi. Per la cronaca, se Gigi non riconsegnerà l'auto e si volesse tenere appunto la tua vettura vecchia e continuasse a pagare le ultime 37 rate, dovrà pagare ben 869 euro al mese. La cifra importante e non da poco di 32.157 euro nel sesto, settimo e ottavo anno di vita del contratto. Ricapitolando, se un'autovettura che vale 23.800 euro la si vuole riscattare pagando le ultime rate, le ultime 36 rate, 37 rate, ci costa ancora 32.000 euro tra capitale ed interesse. Vuol dire che siamo caduti dentro uno di quei meccanismi che ci imbrigliano, ci danno la sensazione di pagare un servizio e basta e di non avere un debito, ma in realtà il debito prima o poi, quando riscattiamo, quando restituiamo l'auto ma non ne vogliamo prendere un'altra, quando vogliamo estinguere anticipatamente il finanziamento, prima o poi questa somma, presto o tardi, ce la chiederanno. Nel frattempo avremo pagato una montagna di interessi. Ora, come sempre, tre consigli operativi. Prima cosa, prima di sottoscrivere un contratto di finanziamento con servizi e strutture contrattuali particolarmente complesse,
Fatevi dare un semplice piano d'ammortamento delle quote capitali, delle quote di interessi e delle rate del finanziamento. Guardate cosa succede nel tempo. Se qualcosa non vi convince, chiedete spiegazioni. Quella è la mappa di cosa succederà davvero. Seconda questione. Se potete, contrattualizzate i servizi con pagamento quando vi servono. Se voi pagate in maniera anticipata il cambio gomme che avverrà fra 5 anni, pagherete per 5 anni gli interessi su un cambio gomme che arriverà poi. Ogni cosa che riusciamo a spostare nel tempo produce meno interessi e questo ci rende più liberi. Terzo, se avete fatto uno di questi contratti in passato, verificate con attenzione se ve l'avete estinto anticipatamente, verificate con attenzione se vi hanno rimborsato tutti i servizi che avevate pagato anticipatamente e che non avete usufruito, mi raccomando. Come sempre, noi siamo qui a vostra disposizione per esaminare tutti i contratti, per chiarire i vostri dubbi. Scriveteci, come sempre, ad info@outliersitalia.it, siamo a totale vostra disposizione. Alla prossima!